Buongiorno a tutti, siamo già visti da qualche parte mi sembra. Adesso affrontiamo un tema molto interessante e caldo rispetto a quello che abbiamo visto stamattina. È già passato un legale che mi smutanderà totalmente rispetto a quello che dirò, perché voi farete uno più uno e direte questo si è inventato tutto. Diciamo che ho avuto un approccio molto più pragmatico, cioè mi sono preoccupato di presentare alcuni aspetti normativi che servono poi a capire il seguito, ma soprattutto come si implementa, perché il come si implementa è effettivamente problematico. Non l'ho mai fatto in senso completo, sono in mezzo a più di un processo di implementazione, di problematiche ne abbiamo incontrate, cercherò di mostrare i problemi più frequenti che abbiamo incontrato e dare una via che certamente è quella che porta a destinazione, non so quanti problemi nel mezzo. Vabbè, questo l'abbiamo visto, le cose importanti che devono essere sottolineate e che vi dico alcuni clienti non avevano per niente centrato sono relative ai dati di chi stiamo proteggendo. Stiamo parlando solo di persone fisiche e solamente di quello che sono i dati personali di queste persone e in particolare come li trattiamo, come li gestiamo. La legge sulla privacy, così come la conosciamo, in realtà non viene abrogata, resta in vigore. Su tutti i punti di contatto, per tutti gli aspetti dove si sovrappongono, continua a prevalere la nuova normativa, mentre per tutto quello che è normato dalla legge sulla privacy, quella continua a valere e con essa valgono anche tutti i provvedimenti ad integrazione. Per esempio il provvedimento relativo all'amministratore di sistema resta assolutamente in vigore, bisogna continuare a essere conformi. Allora, ci sono delle caratteristiche dei dati che sono oggetto di questa normativa che sono fondamentali, cioè le finalità professionali o comunque commerciali, cioè l'agenda telefonica che ho nel telefonino non ha niente a che vedere con l'essere conforme con questa normativa, anche se io quei dati li metto sul cloud di Google. A quel punto si entra nella tematica che Google dovrà fare, io non sono tenuto a interessarmi di quello che verrà fatto una volta che li avrò salvati in cloud. Trattamenti di dati di persone fisiche, non giuridiche, i dati delle aziende non c'entrano, quindi anche se li tratto per finalità commerciali, se sono dati di aziende non ricadono, o in qualunque modo vengano trattati, quindi cartaceo o elettronico non importa, l'elettronico evidentemente è più complesso, però anche quello cartaceo deve essere indicato e per fortuna viene indicato cosa deve essere fatto e non come deve essere fatto, che è una cosa assolutamente normale negli standard, nelle normative. Questa normativa è scritta abbastanza bene da questo punto di vista, non ci vincola a come fare delle cose. C'è una questione di ruoli, di evoluzione dei ruoli, non li ho indicati tutti. La cosa importante è che il responsabile e l'incaricato del trattamento ricadono nella stessa figura del data processor, che è colui che ha questi dati, che è responsabile per l'elaborazione che fa di questi dati. Poi va bene, ci sono degli aspetti importanti, cioè questa persona deve essere formata relativamente a come deve trattare questi dati e questa formazione deve essere documentata, non è che possa essere responsabile se chi sta a livello apicale rispetto a lui, cioè il controller che ha l'effettiva responsabilità, non lo forma rispetto a questo. Dopodiché va bene, il data subject è il cittadino e io voglio centrare l'attenzione sul data protection officer, cioè un responsabile, se avete seguito la conferenza di prima, abbastanza ambiguo nel dove possiamo andarlo a pescare, ragionevolmente fuori dall'azienda, che ha una serie di funzioni molto importanti nella gestione del processo di conformità. Consenso, il consenso ha delle caratteristiche, libero, informato, revocabile, specifico e inequivocabile. Soprattutto sullo specifico ed inequivocabile questa normativa va a premere, cioè non possiamo raccogliere dati perché forse un giorno serviranno, dobbiamo prendere e indicare nel consenso esattamente i dati che ci servono e indicarli specificatamente nel consenso e deve essere inequivocabile, cioè il silenzio assenso non può più valere per queste cose mentre prima valeva. Questa cosa l'avvocato di prima non l'ha detto, io l'ho trovato da qualche parte, dal momento che non ricordo esattamente l'articolo dove l'ho letto, prendetelo con le pinze, ma secondo me se vale il segreto professionale, se lo scambio dati avviene all'interno di un contesto di rapporto professionale coperto dal segreto, il
consenso non è necessario. D'altra parte, no, ci arrivo fra un attimo. Allora, ci sono alcune caratteristiche del come raccogliamo i dati, del perché raccogliamo i dati e in che modo devono essere gestiti e come devono essere raccolti questi dati. Allora, una cosa molto importante è lo scopo. Una volta definito lo scopo, il dato non può essere utilizzato per un'altra finalità se non dopo specifica autorizzazione. Anche se quel dato l'abbiamo e l'utente ci chiede di fare un'altra cosa per cui quel dato già se l'abbiamo, dobbiamo fargli firmare il fatto che lui accetta che quel dato venga utilizzato anche per quell'altra finalità. I dati devono essere adeguati, rilevanti, limitati al minimo necessario per lo scopo, e questo è molto importante, quello che dicevo prima. Non posso raccoglierlo perché ho l'occasione di raccoglierlo adesso, lo devo raccogliere nel momento in cui mi serve. Questo è il principio di minimizzazione dei dati, che in caso di furto dei dati ovviamente minimizza l'impatto. Accurati, aggiornati oppure cancellati, cioè abbiamo in carico l'onere di tenere il dato aggiornato, non viene ovviamente indicata la cadenza, però il dato deve essere aggiornato. Qualora il fatto che non venga indicata una cadenza non vuol dire che noi non dobbiamo dichiararla, dobbiamo dichiararla la cadenza entro quando riteniamo opportuno per quello che è il nostro business che il dato venga aggiornato. Se non riusciamo a restare, se ti pare, è un po'. Ok. Se non riusciamo ad aggiornarlo, dobbiamo cancellarlo. La cancellazione dovrebbe essere un'attività automatica a meno dell'aggiornamento o della conferma che il dato è ancora buono. La conservazione deve essere definita, dichiarata, limitata al tempo necessario, cioè dobbiamo definire come conserviamo, dobbiamo dichiarare all'utente come abbiamo definito che conserveremo e dobbiamo limitare la conservazione al tempo che ci serve. Allora, quali sono i dati personali? Sono quelli che ci aspetteremo, cioè praticamente tutti i dati che fanno riferimento agli individui in vita, gli individui non più in vita non ricadono in questo regolamento, ma anche a dati che possono potenzialmente portare a individuare un individuo. Per esempio, i MAC address ricadevano già per un qualche chiarimento tra i dati sensibili, sono chiaramente indicati gli indirizzi IP, i cookies, i MAC address, eccetera. Poi ci sono dei dati particolari, speciali, vengono richiamati. No, sono due categorie diverse i dati particolari e speciali. Comunque sono quelli che prima avremmo chiamato dati sensibili più qualche evoluzione tecnologica. Vengono aggiunti i dati genetici, i dati biometrici, quelli che ho messo in fondo. Per questi è richiesto consenso specifico. L'aspetto dei dati giudiziari è interessante perché non sono ancora riuscito a capire chi può gestire i dati giudiziari in senso inequivocabile, però fatto sta che il privato non dovrebbe essere più, non avere più la facoltà di gestirli direttamente. Chiaro, a meno che non sia un avvocato penalista, allora evidentemente. Allora, qual è la grande novità dal mio punto di vista che faccio sicurezza informatica? Che il focus è stato spostato dalla privacy alla sicurezza dell'informazione ed è stato fatto in maniera del tutto aderente e idonea rispetto al modo che ho sempre adottato nel lavorare, in quello cui sono abituato a lavorare. Sono state superate le misure minime di sicurezza che dovevano essere messe in atto per garantire la privacy rispetto al dato e sono entrate in gioco le misure adeguate al rischio, anche tenendo conto poi della possibilità di investimento e del costo appunto delle misure di sicurezza da applicare per garantire delle misure adeguate. Queste devono essere scelte dal responsabile, non è cosa da poco, nel senso che il responsabile ha sempre, nonostante sia guidato da un incaricato che può essere esterno, è responsabile, resta responsabile delle misure che adotta nel momento in cui gli dovesse essere contestata l'adeguatezza delle misure che sono state implementate. L'articolo 32 spiega tutta questa parte in maniera interessante, tocchiamo alcuni dei punti. Devono essere garantiti riservatezza, integrità e disponibilità, che sono i capisaldi della sicurezza delle informazioni. Interessante è l'aspetto della disponibilità, ma anche quello dell'integrità. Lo vediamo fra un attimo perché si viene a creare un sistema che è virtuoso in sé.
Deve essere garantita la resilienza dei sistemi, cioè la capacità di autoripararsi o comunque di essere in grado di ripristinare un sistema in tempi ragionevoli. Pensate che dovendo dichiarare un eventuale furto di dati o distruzione dei dati entro 72 ore, dovete essere in grado entro quelle 72 ore anche di ripristinare il sistema, perché altrimenti potreste non avere le informazioni indispensabili per fare questa segnalazione. E poi va bene, ripristino tempestivo. I dati devono essere protetti da distruzione, cioè io ho un'azienda, la mia azienda incamera dati, sono tenuto a proteggerli dalla distruzione, non posso distruggermi i miei dati, significa questa cosa, che è una novità abbastanza significativa. Le modalità del trattamento devono essere definite, cioè in che modo elaboriamo, trattiamo, gestiamo, muoviamo questi dati, chi lo fa. E chi lo fa deve essere istruito su come farlo, quello che vi accennavo prima. Per quanto riguarda le modalità di trattamento, è necessario istituire un registro delle attività di trattamento dove deve essere tutto chiaramente indicato. E poi deve essere fatta della formazione, questa formazione deve essere documentata, cioè non basta farla, bisogna produrre materiale che dimostri che è stata fatta. È interessante l'aspetto del meccanismo di certificazione, per esempio avrete visto questa mattina la conferenza su ISO 27001, qualora si adotti un meccanismo di certificazione come questo o anche un codice di condotta interno, dimostra che l'impegno è sufficiente per la gestione sicura del dato. Entrano in gioco i concetti di protection by design e by default, cioè bisogna avere in mente la sicurezza del dato quando si progetta qualcosa di nuovo, e le impostazioni di default delle applicazioni, dei sistemi, devono tendere verso la maggiore protezione del dato. Bisogna minimizzare l'elaborazione del dato, perché meno lo elaboro, meno lo gestisco e quindi meno lo metto a rischio nel processo di gestione, di utilizzo. E poi devono essere utilizzate pseudonimizzazione e crittografia. La pseudonimizzazione è per esempio il processo che ci salverebbe da un esempio che è stato fatto prima, cioè ho i docs con i nomi dei miei clienti e sono persone fisiche. Se invece del nome ci metto un codice, ho risolto questo problema, a meno del problema di dover essere in grado di ritrovare la cartella giusta quando mi serve. A proposito del Data Protection Officer, ha funzioni di verifica, di informazione, di formazione e dei controlli. È un po' quello che è responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro, solo che viene portato verso la sicurezza dell'informazione. È nominato dal titolare del trattamento, può essere interno o esterno. Per l'interno c'è una questione problematica, si parla di conflitti. Come fa un dipendente a non essere in conflitto con il proprio ruolo all'interno dell'azienda nel momento in cui il suo ruolo diventa quello di contestare o di far notare cose scomode al datore di lavoro? Questo è effettivamente problematico. È interessante il fatto che possa essere erogato come servizio. L'acronimo l'ho coniato io, non so se lo troverete, comunque il DPO as a service, fondamentalmente il Data Protection Officer as a Service. È interessante perché nel caso di farsi seguire da società strutturate, queste possono poi assegnare a specifiche figure più competenti in un ambito specifico ogni singola elaborazione che deve essere fatta da quello che altrimenti sarebbe un responsabile unico, una singola persona fisica. Deve avere delle competenze, delle capacità documentate rispetto al ruolo che ha. Vi voglio segnalare che è obbligatorio, come vi dicevo, segnalare le violazioni o perdita di dati entro 72 ore, e questa è una cosa importante. Vi faccio notare che è molto importante che dal 25 maggio cifrate i vostri laptop e i vostri smartphone se contengono dati che ricadono in questa normativa, perché altrimenti se perdete laptop o se perdete lo smartphone dovete fare una segnalazione. Come si arriva a conformità? Bisogna creare consapevolezza sulla problematica della sicurezza dei dati all'interno dell'azienda, bisogna supportare il management nel capire che cosa si sta facendo, perché lo si sta facendo e che risorse serviranno per arrivare alla conformità. Bisogna identificare un DPO, un Data Protection Officer, bisogna fare una revisione dei sistemi, delle procedure, dei contratti. Vicino alla famosa SLA, Service Level Agreement, bisognerebbe inserire una clausola PLA, Privacy Level Agreement, in modo da non portarsi in casa software che non siano secure by design o by default.
effettuare un audit dei dati che vengono trattati, identificarne i trattamenti, capire come li conserviamo e capire come dobbiamo agire per poter essere conformi rispetto a quello che ci viene richiesto, assicurarci di avere procedure che ci permettano effettivamente di ripristinare, di rilevare, di investigare una tematica che avviene, un incidente, produrre un report e tutto questo entro le 72 ore di cui sopra. Questa è la data di scadenza, il regolamento è già in vigore, non è un'opzione e sarà attivo, diciamo, è obbligatorio essere in regola entro il 25 maggio del 2018. Con questo ho finito.